pallone. Stai da parte opposta. Fallo su Gallo che va alla conclusione. C'è il vantaggio ed è quella che dà il vantaggio azzurro contro la Serbia. Interessante del mondiale. Calcaterra cerca di disturbare Prajinovic. C'è essere il tiro entro 3 secondi. Gialli azzurri perché Calcaterra che aveva... che poi va al tiro, fa capire che forse è la scelta migliore, anche perché subiamo la controfuga avversaria ed è fatale ciò che è in entrambe le circostanze in cui i nostri avversari hanno fatto gol. Buon attacco dell'Italia sul portatore di palla e non possiamo fare noi che si sbloccano con la propria calottina in scia agli avversari. Fenugo al centro e impugna a calcio di Calcaterra e lì il nostro gigante buono non può sbagliare e non lo fa. La mente Filipovic e guardate la Filipovic tempesti all'azione d'attacco. L'altra sta per tornare in parità numerica ed è grandissima l'azione degli europei e delle Olimpiadi, ma forse grandissimi colpi e non capisco perché stavano servi sugli azzurri, ma non so se non è impressione o se è che Tempesti oggi impeccabile, volta perfetto e possiamo rivedere quello che è accaduto. E Felugo che va a ribattere e poi Tempesti blocca. Non è angolo nella pallanuoto. Occasione sprecata per l'Italia e c'è il numero 8 in calottina bianca, Aleksić Belli. Mangiante. Scaglia dalla parte opposta, è un pallone pesantissimo al di là della porta di Soro, era fondamentale. Veniamo alla nuotata degli avversari che sono con l'uomo in più, Prajinovic, Prajinovic a spazio, traversa e poi è delittuoso. Perdere il pallone con un nuovo possesso ma soprattutto anche... Ana, un po' scoraggiati gli azzurri, Tempesti, Gallo per Felugo, gira il pallone. Con la conclusione che viene ribattuta. Non vogliono far riprendere il pallone agli azzurri. La deviazione dal suo ruolo centrale. Carica e va a bersaglio e trova un gol di Recco. È una conclusione. Allora per Giorgetti, Felugo. Quattro secondi in possesso palla per l'Italia. Palla che Rizzo non deve sbagliare. Palla che Rizzo non deve sbagliare e non c'è errore. E c'è il pareggio. 6-6. Ma quanto ha inciso Sandone Calcaterra anche in questa circostanza. Il sorriso di Valerio Rizzo. Li incitiamo sempre noi in poi a dare il loro meglio. C'è la richiesta di 30 secondi esauriti. Per... ma non è suonata la sirena, non capisco perché Tulga, ecco, abbia invalidato il gol. La protesta era motivata con lo scrivere di 30 secondi a Giorgetti. Dobbiamo tornare, dobbiamo chiudere le controfughe avversarie, non dobbiamo lasciare. Siamo 4 contro 2 addirittura, 4 contro 2, 4 contro 2. E va a segnare quando la formazione italiana si a palla, schiaccia la parte opposta, palla che cade, ancora una per Mangiante, ancora Ferugo, va al tiro e a due mani quanto alla rete regalata, davvero regalata a Vudovic. È partito dalla parte opposta Calcaterra, bisogna andare a raccogliere il pallone, siamo 2 contro 0. Tulga blocca il gioco perché è partito il cronometro del minuto del time out, ma Campagna alza le braccia, dichiara di non aver richiesto l'interruzione. Time out con il possesso palla dell'Italia, sarebbe rigore per la nostra formazione. Ma il possesso palla era dell'Italia, Francesco, su questo non c'è dubbio. Guarda Sandro Campagna che insieme al Tolico, tempi belli passati per il Tulga, si a parlare ancora con l'arbitro. Momenti di grandissima tensione. In cui qualcosa sicuramente non ha funzionato a livello di un collettivo di velocità fortissima.
poi palla alla Serbia, che è consapevole che non la meritava e la dà all'Italia. Questo è un gesto che applaude tutto lo stato del nuoto, posso dire. Piccola vergogna per la giuria. Ma sì, perché se fosse stato time out per la Serbia doveva essere rigore per noi. Vlahovic mette fuori Gošić. 90 secondi devono recuperare. Impresa ardua, non impossibile, a patto che ora non si sbagli. Felugo. Scade dalla parte opposta il braccio C di Gallo per Felugo. Ancora Gallo, incrocio su cui Soro è straordinario nel proteggere molto da entrare Giorgetti. Fiorentini, Fiorentini. Per Sette Rosa e Sette Bello sono